Perché l'idea è se tu atterri un sopravvissuto che ha il cubo in mano, fa partire la caccia a tutti. Beh, questa è una mappa piccola. Questa è buona come mappa. Io sto prendendo finisco il download di Warzone. Tipo, fra 6 anni che pesa 200 giga quel gioco. Mamma mia, che schifo. Ok, c'è qualcuno in main perché sono partiti questi corvi. Questa è l'unica mappa dove quando i survey si avvicinano in un determinato luogo fanno rumore. Anche il killer se passa vicino a... a me non fa partire i corvi, però. No, l'ho beccato. You summoned me. You summoned me. A questo punto mi tippo. I came. Fuck. Oh, comunque i 3 secondi extra si sentono. Cazzo se si sentono. Ma niente. Forse non mi conveniva tipparmi, però dettaglio. Non ha agilità. Ho visto il totem, sfortunatamente non è nella postazione migliore, ma... perfetto, la catena l'ha presa, giusto per rallentarla quel frame per hittarla. Nice. Yeah. Nice, ci sono arrivato al pelo. Ottimo. Una galassia di avventure. Persino un furfante può diventare. Ciao Furfi, buonasera. Viva DBD a basso Tarkov. No. Cioè, vuoi dirmi che tu preferisci DBD a Tarkov? Ai ai ai. Guarda, dopo lo porto, basta, mi avete fatto venire voglia. Ne abbiamo parlato per troppo. Scherzo, scherzo. Ah, no, per favore. Non lo dice, lo dice qualcun altro. Niente. The box. The box. You opened it. I came. Beh, questo è un buon TP almeno. Questo TP mi assicura l'hit. Cerchiamo di dividere gli hit in modo tale che ne teniamo magari uno ferito, che magari usa il medikit, eccetera. Per mantenere il potere del cubo. Out. Cioè di Darkness Revive. Darkness coso. Quello che urlano in pratica. Ciao Kratos, buonasera. Oh, magica lagga. Però l'ho presa. Dove stanno i sopravvissuti? Ciao Ezix. E Mara risponde la catena. Ottimo. Now you must come. No, you must come with me. Poi inizia a rilassarlo, poi invece si sono riempite le lobby. Nah, non ci arrivo. You summoned me. I came. Mi dispiace solo non riuscire a far urlare la gente, perché risolvono la box appena la pick upano, quindi non ho il tempo per fargli urlare in pratica dal perk. Ok, hai finesse. Questa corre molto dritto, quindi è facile hittarla con la catena. Ok. Ciao Gala, buonasera caro, come stai?
Ma che hanno già due gen, l'unico problema. Ok, finché hit così le catene, i cesi faccio abbastanza in fretta. Non so, è tutto palle. Oh. E abbiamo aperto tutti una volta. Giro, glielo devo proprio lasciar fare. Devo per forza tirare giù qualcuno. Non essendo l'ossessione, potrebbe avere off the record, per questo l'ho hittata subito. Spero che non abbia anche DS. Non è quella che volevo prendere. Ciao brutale, buonasera. Merda. Merda doppio. Stasera scegliete voi il killer. Yep. Andiamo a vedere. Potrebbe essere che mo mi finiscono un altro gen. E mi sa che siamo arrivati già alla fine. Comunque palese che ha off the record questa. Se avessi avuto il chiodo, qua sarebbe stato meglio però. Sento un quack. Speriamo in niente di S. Quello invece c'ha Iron Will, mi sa. Ciao Piranha, buonasera. Vado prima con l'hit e poi torno indietro. Per sia calciare il gen. Ciao Luna, buonasera. Benvenuto o benvenuta. Peccato. E rendiamo un bel gioco a sur. Preparate a sgommare per entrare in lobby. Avete già redimato il gioco a surf? Minchia. Facciamo un trade. Ah, non sono riuscito a tipparmi. Speravo di avere abbastanza tempo con i 3 secondi extra, ma... E ora, per ovvie ragioni... Guardiamo questo gen... E torno indietro al gancio. Avendo lei Iron Will, credo che abbia lei Iron Will, mi conviene cercare di andare per lei. Non aveva Iron Will. Cioè, ha anche Iron Will, però. Gli rompe le catene. Il fatto che se vengono cesati in due è tipo improponibile il chase, perché una rompe le catene all'altra. Quindi devo per forza andare per lei e rallentare lei. Beh, hanno iniziato questo gen. Ok, questa build l'ho voluta provare di nuovo, ma anche una mappa abbastanza piccola sembra non funzionare. Oh, sfiga, dove sta il cubo quando lo pick-uppano ogni cazzo di volta. Cosa che è proponibile perché io sono molto sfigato. Lei è dead nuke, quindi andiamo per lei. Ha anche toccato il gen, quindi ci assicuriamo niente anti-tunneling. Nice. C'è il god qua. Quello è ancora in regressione, che è ottimo. Sempre dalla parte opposta di mappa, raga, incredibile. Questa la voglio slaggare e tipparmi. Ok, come non detto, non riesco a tipparmi ora. Oh no, don't do that. Niente. Colpo di grazia con il lupo ha un'animazione bruttissima. Beh, l'hai vista con Chucky, scusa, che praticamente vola. Mm.
Comunque sì, ho sfiga col cubo, per forza. Mi sta spawnando letteralmente ogni volta alla parte opposta di mappa. E abbiamo tre che sono dead nuke, quindi non è male. E trovo l'unico che non lo è. Ok, non è vero. Droppa il god. Devo per forza mollarlo e andare al gen adesso. Ok, non l'ha ripreso. C'è quel pallet anche che è un po' fastidioso, ma non troppo. Se scrivi lurk, semplicemente mi notifichi che stai andando hack e lasci la live aperta. Essersi preso l'elite qua è ottimo. Comunque avere 3 secondi in più sulla risoluzione del cubo non è per niente male in generale proprio. Comunque sono premier perché si fanno dei buoni body. Ed è probabile che lei abbia off the record o simile perché è quella che è stata appesa. Andrò a controllare sto jump qua sopra di nuovo. Ok, dovrebbe essere morta questa. Tra l'altro sono... ce n'è una ferita, quindi mi procca anche il perk. E io bella. Arriva Botman. Non ci credo, potevo andare di M1 e starle, basta. E c'è anche una ferita. Ah. Ciao, gnegno. E niente. Missato. Magari droppami una patata già che ci sei, no? Ah, che merda ste catene in ste mappe con tutte le zone chiuse. Probabile che mi finiscono il gen adesso, questo qua. Però se riesco a prenderla in tempo... che ci sono ancora tutti questi god. Così hanno le catene addosso e magari riusciamo a difendere abbastanza in tempo il gioco. Comunque lei è morta, abbiamo no way out, quindi tra kill ce la assicuriamo. Però parte la caccia. Parte la caccia e abbiamo la Fang qua. Ottimo. Sbagliato. Best case scenario perché adesso con la, sia la caccia sia no way out la 3K è assicurata. No, non può scapparmi per più di un minuto. Non ho voglia di slaggarla per, cioè, potrei slaggarla per cercare la 4K, però tutto sega. Andiamo per gancio e cerchiamo l'ultimo. Fortunatamente quando ne rimane solo uno la caccia non funziona. Però e io bla. Botola non sappiamo dove spawna. Abbiamo tipo 20 secondi per la trovarla. Perché se no sono fottuto. Tra botolina e porticina non so dove andare. Panculo. Ho trovato lei. Cremuntata? E quando mancano pochi gen? Minchia, erano 400. GG.
Il Cenobita contro 400. 400 premedo, tra l'altro. Tutti tedeschi sono. Vabbè, comunque vinta la partita. Tra chi per me è vinta. Soprattutto se prende la botola, per me è comunque vinta.